Calabria oggi le persone risultate positive al coronavirus sono 54. Si registra dunque un lieve aumento rispetto ai giorni scorsi, a fronte di 2063 tamponi effettuati sempre nella giornata odierna. Esasperato dalle continue richieste a seguito dell'ennesima discussione, ha accoltellato alla gola il presunto estorsore. È stato arrestato nella notte a Cosenza un cinquantenne noto alle forze dell'ordine. Sono 112 su 208 dimoranti censiti i migranti presenti all'interno della tendopoli di San Ferdinando che hanno espresso parere favorevole alla vaccinazione anti-Covid-19. I conferimenti fuori regione possono iniziare entro i prossimi 10 giorni, ma l'ambito territoriale ottimale di Cosenza deve attivarsi subito per fornire i documenti richiesti, è quanto afferma l'assessore regionale all'ambiente Sergio De Caprio.